In azienda si può fare efficienza energetica non solo andando a sostituire degli impianti, ma anche migliorandone l'uso. In effetti, ultimamente c'è la possibilità, attraverso dei software con degli algoritmi di intelligenza artificiale, di andare a capire come utilizzare meglio l'esistente, quindi facendo quello che viene chiamato attività di nudging. Nudging significa spinta gentile, fra l'altro un argomento di grande attualità, avendo vinto quest'anno il premio Nobel per l'economia, proprio l'inventore dell'economia comportamentale, e significa andare a spiegare come modificare i comportamenti d'uso, in questo caso del vettore energetico, per fare risparmio energetico. Questo chiaramente porta a dei miglioramenti anche del 20-25% senza dover sostituire gli impianti.